Salve a tutti, sono qui a Francesco Fusillo Giovanni Caruso. e ecco, stiamo facendo un piccolissimo intervento per il look di Cosenza per il Nux Day. Allora, ci presentiamo, comincia tu Giovanni. Io sono Giovanni Caruso, sono ricercatore dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova e sono uno degli sviluppatori, lo sviluppatore principale di ISO di Linux. Bene, io sono Francesco Fusillo, collaboro con il gruppo di ricerca nello sviluppo di ISO di Linux e, come dire, ormai siamo gli storici riferimenti per questa distribuzione Linux che ha una vocazione didattica. Esatto. Ecco, siamo appunto qui a parlarne a Cosenza perché a Cosenza si è costituito un bellissimo gruppo di decine e decine di insegnanti che hanno intenzione di saperne di più sul software libero e diffonderlo, ma non solo, ma di creare aule, creare competenza, insomma, noi stiamo potenziando questa tribù che sta crescendo e che sta divulgando le potenzialità del software libero, ma anche fisicamente sta costruendo aule e così via. Allora, vogliamo far vedere i nostri supporti, quello che noi mettiamo a disposizione oltre alla presenza e al supporto. Questo, come vedete, Giovanni parla tu, è il sito di ISO di Linux. Il sito di Linux è il sito storico dal quale è possibile, oltre a scaricare su di Linux, anche a avere informazioni di vario genere, sia su SO di Linux Orizzonti, che è l'ultima versione, sia sulle versioni più vecchie. È possibile scaricare la board, avere accesso alla community attraverso i forum e le mailing list disponibili e diciamo, rimanere informati e avere come punto di riferimento per la comunità di SO di Linux, per gli utenti della comunità di SO di Linux. Bene, allora, questo, come dicevo, è il sito di supporto di questa distribuzione che è stata adottata lì in Calabria. E questo che vedete è un sito che abbiamo organizzato per supportare le richieste di conoscenza del gruppo, ovvero il gruppo calabrese, ma anche ormai tutti gli utilizzatori di ISO di Linux in Italia, possono accedere a questo Google site dove, come vedete, oltre alla presentazione del sistema, abbiamo tutta una serie di video guide, eccole qua, sono più di 40, Esatto. abbiamo fatte insieme proprio per permettere anche a remoto alle persone di informarsi e sapere A, come amministrare il sistema, B, come utilizzarlo, vedete le guide agli utilizzatori, adesso siamo nella fase di costruire questa ultima parte che è ancora in costruzione, come vedete dal simbolino, i software significativi, cioè per quale ragione io dovrei mettere su di Linux. E poi qui c'è una parte che ha a che fare con i contatti, iscriversi alla mailing list, ecco, questo è il gruppo di sviluppo, c'è anche una bella foto. E quando le scuole o i colleghi hanno fatto un'aula, noi chiediamo che la scrivano, si registrino su questa mappa del software. Come vedete, nella mappa del software la gran parte del centro-nord, però cominciano ad esserci dei punti rossi anche in Calabria, proprio perché man mano che i colleghi fanno delle aule, vanno appunto a registrare la loro presenza. Ecco, Esatto. cosa c'è da dire? Ci fa molto piacere che i colleghi calabresi abbiano scelto la nostra distribuzione come la distribuzione da divulgare, che non è altro che Ubuntu. Ecco, magari Giovanni, tecnicamente vuoi intervenire tu? Sì, tecnicamente allora è basata su Ubuntu, ma in realtà è una Linux Mint che rispetto a Ubuntu ha tutto il supporto della community di Ubuntu, con in più il fatto di essere un po'
più conservativa rispetto a Ubuntu, ovvero di non richiedere continuamente l'aggiornamento a una versione superiore della distribuzione, ma di rimanere quella con cui noi l'abbiamo realizzata. In realtà è possibile aggiornarla e farla crescere, farla evolvere nel tempo con gli aggiornamenti, però nasce con l'idea di essere un oggetto stabile. È basata su Linux Mint 18, quindi è una versione a lungo termine, quindi supporto per questa distribuzione per aggiornamenti, sicurezza di sistema è garantito fino al 2021, quindi è un bel po' di tempo ancora da oggi, e che dire, è pensata proprio, costruita attraverso un repository che gli utenti possono eventualmente scaricare e installare anche all'interno delle proprie distribuzioni Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Linux Mint, quello che vogliono, indipendentemente dalla distribuzione che abbiamo realizzato. Ovvero è possibile fare delle versioni personalizzate della distro di Linux più adatte alle proprie esigenze. Ecco, finché parlavi, io sto facendo vedere Synaptic, che cosa vuol dire quello che hai detto. Questo è il repository di Linux che installa tutti questi software qui, ma installa anche le configurazioni dei menu, dei sottomenu, la divisione che noi abbiamo fatto degli applicativi. Esatto, una divisione, scusami Francesco, che è unica nel mondo Linux e anche e soprattutto nel mondo Linux italiano, perché è una suddivisione realizzata in base non solo a che cosa serve lo strumento dal punto di vista, se è le categorie diciamo standard, quindi internet, giochi e così via, ma è pensata proprio per i docenti e da dare in modo semplice e intuitivo l'indicazione d'uso per le applicazioni, cioè noi abbiamo censito delle applicazioni, le abbiamo messe all'interno di Linux e ci siamo chiesti, però i docenti sapranno, o i docenti o comunque chi lo utilizzerà, per cosa serve quell'applicazione lì? Suggeriamoglielo. E abbiamo fatto questi menu che Francesco vi sta facendo vedere, nei quali abbiamo indicato anche, oltre a per quale livello scolare e l'ordine alfabetico, anche e soprattutto la destinazione d'uso. Ecco, non c'è altro da dire, noi ci siamo, speriamo che la comunità cresca e adesso lasciamo la parola ai colleghi di Cosenza per avviare e raccontare come, visto da lì, il progetto sta andando avanti. È un bellissimo progetto, noi ci crediamo molto e speriamo che questa cellula che ha attenzione al software libero, alla divulgazione del sapere digitale attraverso, la libertà, possa divulgarsi in tutto il sud, non solo nella zona di Cosenza, ma sappiamo che tanti ci stanno a guardare, stanno cercando di Assolutamente. capire come, anche loro intraprendere questo percorso. Vi ringraziamo di averci ospitato nel Lug di, Cosenza, Francesco Fusillo. E Giovanni Caruso, buon Linux Day? Buon Linux Day, buon Linux Day, Da parte nostra. da parte nostra.